Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. In un intreccio affascinante di sentimenti e strategie, Perla Vatiero si è trovata al centro dell'attenzione nel reality show Grande Fratello, dove le dinamiche amorose si fanno sempre più intricate. Durante una notte ricca di confidenze, condivise con Sergio Dottavi e Greta Rossetti, Perla ha lasciato trapelare il suo turbamento interiore attraverso una metafora eloquente: il dilemma tra tenere le vecchie scarpe o indossarne di nuove. Questo sottile riferimento ha immediatamente acceso i riflettori su Alessio Falsone e Mirko Brunetti, delineando un triangolo amoroso che tiene gli spettatori con il fiato sospeso. Mentre Perla sembra vacillare tra il conforto dell'abitudine e l'attrazione verso il nuovo, anche Alessio si muove su un doppio fronte, dividendo le sue attenzioni tra Perla, che sembra ricambiare il suo interesse, e Anita Olivieri, che sembra allontanarsi sempre di più dal partner che una volta definiva il futuro padre dei suoi figli. Questo gioco di sguardi e parole non è nuovo agli occhi del pubblico. Una simile metafora delle scarpe era già apparsa in passato, durante Temptation Island, suggerendo un pattern ricorrente nelle dinamiche di coppia. Tuttavia questa strategia sembra avere un prezzo per Perla, la cui popolarità sta subendo un calo, con alcuni fan che spingono per la sua eliminazione, in modo che possa ricongiungersi con Mirko e indossare le scarpe vecchie. Ma è chiaro che il pubblico inizia a mostrare segni di stanchezza per una narrazione che appare sempre meno autentica, soprattutto di fronte al repentino cambiamento di sentimenti di Brunetti. In questo scenario, se Perla dovesse inclinarsi definitivamente verso Alessio, ciò potrebbe trasformare Mirko nella vittima di questa intricata rete di relazioni. Continua a seguirci per non perderti tutti gli aggiornamenti dalla casa più spiata d'Italia. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!